Kamurocho, Tokyo. La morte del terzo presidente del clan Tojo getta l'organizzazione nel caos. La violenza si diffonde nelle strade e solo Kazuma Kiryu e Goro Majima possono mettere una fine a questo spargimento di sangue. È proprio così, signore e signori. Benvenuti a Streets of Kamurocho. Io sono Loafdog e questo sarà il nostro ingresso nella fantomatica, bellissima e strabiliante serie di Yakuza. Un gioco questo in realtà non molto adatto a cominciare il tutto, però ha una peculiarità molto interessante. Si può finire in un episodio. Ed è quanto mi basta. Un giocatore. Sì, sono col controller, ovviamente, perché sono un vero Yakuza e i veri Yakuza usano il controller. Possiamo scegliere Kiryu o Majima. Ovviamente andiamo col nostro ragazzone. Oh, bellissimo il tema. Beh, non è a 8-bit, però... Cominciamo a menare. Questo ovviamente appunto è uno spin-off, cioè più che altro è un remake che hanno fatto, un crossover se volete fra Streets of Rage e Yakuza. L'hanno rilasciato nel 2020 per i 60 anni di Sega e in realtà l'avevo ben scaricato ma non l'avevo mai giocato, quindi è una nuova esperienza e non vedo l'ora. C'è anche il Poppo. Amico, vieni qua, sono qui e giù. Amico? Bene, grazie. No, non posso entrare nel poppo. E come mi compro gli onigiri, dai? Ah beh, comunque tutto questo è solo un preludio, ovviamente. Fra poco dovrebbe cominciare la mia serie su Yakuza Zero. Zero. L'ho detta un po' all'inglese. Zero. E lì ci sarà da divertirsi. Oh, se ci sarà da divertirsi. Non vedo l'ora. È un bel po' che non gioco a Yakuza, E questo sostituto non basta, per quanto devo dire è fatto veramente bene. Cioè, guardate dove siamo, I fan della serie riconoscono il posto. Vieni qua. Ma non ti nascondere, Sato. Vieni qua. Sei così bello, grosso. Che testata. Come ho fatto? Giù e quadrato? No, a quanto pare no. Possiamo anche saltare. Guardate un po', attacco e salto. Bellissimo. Oh no, la scimitarra no. Ehi, rush attack. Bellissima la rush combo. Non mi fido di quei coni. Non è che c'è Majima sotto. E dicevo, quindi sì, questo sarebbe un remake di Yakuza 1. Orca vacca. M'han quasi ucciso, l'ho preso. Non so come. No. Dai però, che infame. Ok, bella per te, caro mio. Come ti chiami? Vieni qua. Chinese Mafia. Va bene. Non meglio descritto. Bella per te. È il betting center questo. Però è sbagliato. È dal lato sbagliato della strada. Cioè, neanche. È proprio una zona diversa. Sì. Però vabbè, dai. Hanno voluto condensare un po' di ambienti. Sì, questo è il posto del Gyudon. Però il fatto che non mi abbiano dato ancora una bicicletta da poter menare addosso alla gente... non va bene, non ci siamo. Yamada va a terra. Ma quanta resistenza ha sto cono stradale? Vieni qui. Poi tiriamo fuori il fucile a pompa tattico. In pieno stile Yakuza, no? Ok, ci abbiamo... Oh, il bastardone! Mi ricordo di te. Non vuole neanche avere a che fare con me. Ecco, Lauka Long. Ecco come si chiamava. Sto qua, mamma mia, quanto era infame. Vieni, beccati la rush combo. Vieni. Yes. Hit action. No? Con triangolo? No, non funziona. Mi ha ucciso. Però. No, non fare questo. La rush combo mi consuma vita. Questo non è un bene. Però lui se la merita tutta. Prendi il coltello, vai. Ok, ci siamo quasi. Stiamo entrando da Bacchus. Non si tirano i coltelli. Davvero? Guardalo, adesso piglia anche quell'altro. No. Volevi? No. Vai, rush combo. Testata, preferisco, guarda. Ci sta. E siamo dentro Bacchus, finalmente. C'è il nostro caro amico proprio, no? Attenzione, Watanabe, che ci attanaglia.
Takada. Mi fa ridere. Non so se avete... Ah, bella, bella questa. Non credevo che avessi le abilità fisiche per poterlo fare. Ah, mannaggia la miseria. Da come potrete evincere appunto da questo episodio, non sono il massimo nei beat'em up a scorrimento laterale, però dai, qualcosina la proviamo a fare. Ah, posso fare tipo uno Shoryuken. E cosa stavo dicendo? Era divertentissimo, non so se abbiate mai visto quel meme dove c'era un articolo di giornale. Soldi? Bella. Dove si parlava di The Last of Us 2, no? E dicevano, ah, questo gioco sarà il primissimo gioco a dare un nome a tutti gli sgherri, quindi le lotte sembreranno molto più personali e ci si sentirà in colpa per aver picchiato quelle persone. Qualcuno gli ha risposto, amico, Yakuza questo lo fa da 20 anni, in realtà mi rende solo più divertente il tutto sapere che adesso c'ho un Watanabe a cui sto spaccando tutti i denti sul cemento. Oh, non avrei dovuto farlo. No, infatti. Ho solo una vita, mannaggia. Barista? Mi servi qualcosa? Oh, no, no, no. Shindo! Ci sono tutti, vieni qua, vieni qua. Però senza spada, senza spada, senza spada. Io non ce l'ho la spada, non possiamo fare a spadate qui. Ecco. Posso tirargli uno sgabello? Ah, magari... No! Grandissimo, Kiryu, grandissimo. Ah, aveva 2 barre della vita, ecco cos'era la stellina. Va bene, stellina, il calcio si avvicina, vieni qua. Ok? No! Cattivissimo! Oh, che peccato, try again? Dall'inizio, no! Odio quando i giochi fanno così. Specialmente questo tipo di giochi. Ah beh, dai. Adesso abbiamo imparato dai nostri errori. Sappiamo che possiamo fare questo Shoryuken. Com'è che lo chiama? Gran zappa. Ah, è quello il Serena. Guardate il cartello. Sì, no, mi ci voleva davvero. Mi ci voleva davvero un po' di atmosfera autentica di Yakuza dopo quella latrina, perché non c'è altro modo di definirla. Quella latrina di serie. Oh mio Dio. Io dico, si vuole prendere in considerazione il materiale d'origine, ma non attenersi al 100%, va bene? Ma non cambiare tutto, tutto, tutto. Altrimenti, che senso ha chiamarlo Yakuza? Chiamalo la storia del boxer dragone e finisce lì. No, mi devono infangare il buon nome di una colonna portante. Vieni qua. Mamma mia, l'urlo off screen. Ok, stavolta cerchiamo di non fare gli scemi con le mosse Rush e magari la spuntiamo. Wow, porca vacca, amico. Datti una regolata. Ok, go. No. La scimitarra no. Vedi? Il cono. Questa sì che è un'arma da vero uomo. Se mai visto uno con una scimitarra andare in guerra. Con un cono stradale invece sì, perché sai che c'è un pericolo. È un pericolo, il cono stradale ti indica tutto ciò che devi sapere. No, ho sbagliato. Vabbè, dai, non ci toglie tantissimissimo se non infieriamo. Quindi fino a quel punto, ok, è lui che ci ha dato la vita, o quantomeno arrivare a 25.000? Forse sì. Ma allora il secondo checkpoint, cioè neanche, la seconda vita ce la danno arrivati a 50.000 secondo voi? O cosa? Dai, rialzatevi, venite qua. Sono tostarelli, vabbè che con tutta la ciccia per arrivare alla carne ce ne vuole un po'. Ah, stanno cercando di accerchiarmi dall'alto, guardate. Ma non mi conoscete. Diciamo che questo playstyle di coltello forse è molto più da Goro, non è vero? Urca! No! Quanto ti odio. Bro, quanto ti odio. Becca, la combo intera, cioè, come ha fatto?
Vorrei sapere come ha fatto. Non si sa. Ok, ok, becca. Bella. No, fagli questo. Vabbè, volevo fare esatto l'uppercut, però mi va benissimo anche questo. Vieni qua. Adesso che off screen è fregato. Forza, forza, forza. Dai. Cos'è? Non ti fai più avanti? Guardatelo. Ha paura, il nostro amico cinese, ha paura. Non riesce a sostenere le tattiche nipponiche, cazzo, mi ha fregato. Wow, meno male che non mi ha preso. No, no, vai. Ok, non mi interessa, anche se ho perso un po' di vita. Almeno abbiamo sconfitto lui ed è tutto ciò che conta. Un po' ce l'hanno anche ridata, avete visto? Vai, vai al tappeto. Attenzione perché questi ci fanno lo slide infamissimo. No, non ci pensare. Ci vorrebbe un tasto per parare, non è vero? Forse c'è anche, ma vai a sapere. Hop, hop, hop. Sembra che i tasti in realtà siano solo tre. Quello per saltare, quello per attaccare normale e quello per attaccare dash. Bro, un po' più giù, un po' più su. Non dà la mano, va bene. Non aggreiamo anche l'altro. Ok. Perché qui se voglio sopravvivere devo un attimo razionare i nemici, mettiamola così. Vieni, vieni, caro. Vieni, più vicino. No? Boom! Ha la testa dura, Kiryu, eh. Orca. Guardalo, ci ha provato. Beccati questo. Bellissimo era quello lì. Era l'uppercut più l'attacco rush. Vi confesso, il mio stile preferito di Kiwami è il Beast Style, anche di Zero. Credo che me lo vedrete usare tanto. Tra Rush e Beast sono io. Gli altri, non è che li usi più di tanto, devo dire. Ah, i soldi, soldi, soldi. Esatto, che magari arriviamo a farci un'altra vita extra, non sarebbe male. Forza, forza. Sì, sì, shaky, shaky, amico. No, no, Shindo, non è il momento. No, da off screen, da off screen, sta merdaccia. Va bene, sai che c'è di nuovo. No, se l'hai evitato. Ok, questa però te la prendi tutta. Se solo avessi modo di... no, stamina. Sì, ci voleva. Guardatelo, che bastardo. Ah, pure. Pure il calcetto così. Becca, te lo faccio anch'io. Te lo faccio anch'io. Vai, vai, vai. Ok. Allontaniamoci dallo schermo perché lui è peggio di... È peggio di quell'altro. Hop. Questo sarà il nostro attacco preferito. Mamma mia. Stavo rischiando davvero. Kiryu stava rischiando le gonadi. Ok, l'ultimo. L'ultimo colpo. Voilà. Dai, chi è il prossimo? Fatti avanti. Ok, siamo in un vicoletto. Siamo nel quartiere lì di tutti i baretti. Vi dirò, è passato così tanto che non mi ricordo più. Champion, si chiama Champion District. Uè, chi è quello? Non è mica... Nishiki. Nishiki. Che cazzo? Ok. No, non dovevo farlo, sono un cretino. Quello già è divertente il fatto qui. Ah, Nishiki però, che cazzo. No. Ma così è brutta però. Cioè, try again. Ah, mannaggia la miseria. E va bene, dai, ci rivediamo da Nishiki. Ci vorrà un bel po', mi sa. Ok, rieccoci qui. Non ce la stiamo cavando molto bene, come vedete. Mi manca un bel po' di vita. Ecco, c'era un medikit lì. E l'abbiamo finito, però guardate cosa ho scoperto. Questa mossa qui è molto utile. Guardate qua. Nishiki, non te l'aspettavi, vero? Non te l'aspettavi. Però esatto, entratemi tutti on screen, almeno riesco a vedervi. Siamo solo noi due. Kyodai. Alla faccia do cazzo, Kyodai. Vabbè, se ti lasci così aperto io lo faccio, Sarò anche uno che non si tira indietro. Ah, oddio. Però esatto, non mi faccio sfuggire la vittoria così. Round 1.
Attenzione, era solo il primo livello. Ok, round 2. Sarebbe a dire? Cosa c'è di diverso, secondo voi? Vabbè, a parte i nemici magari, però la zona è la stessa, giusto? Dai, dai, dai. E poi guardate, distruggendo questi, esatto, si possono trovare tante cose carine all'interno. Sì, sì, è ricominciato. Non è che mi va... Wow! Amico, amico, vuoi un... Grasshopper! Non lo so, mi sembra che dica grasshopper. Grasshopper! Non ha molto senso, però... È quello che io sento. Ad ogni modo, sì, la mappa è ovviamente la stessa. Il bello è che stavo pensando, in questi 10 minuti già di gameplay, 20, quanti ne sono, mi hanno raccontato la storia di Yakuza già meglio di quanto non abbia fatto la serie TV. È quanto dire, no? Non c'è stata un'esposizione di sceneggiatura molto, molto accurata o profonda, però vedete già... In quelle due righe di testo all'inizio e in quello che ci mostrano a schermo, già la storia è molto più fedelmente riproposta rispetto a quella diamine di serie. No, ci sono rimasto male, veramente, mi è dispiaciuto. Potevano fare una cosa figa, hanno fatto una cagata. Cheat the prude. Dai, Staminan. Eila. Ok, coltellino. No, 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 no. Fammi prendere il coltellino Chinese Mafia qua. Prendi. Oh, che bastardo. Ne ha approfittato. E allora io ti faccio i grasshopper, ok? Va bene, vieni qua. Grasshopper, grasshopper. A meno che non dica tipo Grand Upper or something like that. O qualcosa del genere. Beh, vieni qua, vieni qua. No, dove vai? Vieni qua, vieni qua. Ullala. No, non riesco a raggiungere il coltello. Sad Majima moment. Amico? Sta cosa, ma non è solo qui, è in tutti i beat'em up a scorrimento laterale. Quanto la odio. Mi devi attaccare. Vienimi vicino. Non fare il coglione vicino al limite della mappa. Guardate, quell'altro ci ha levato mezza vita con due calcetti. Ma che oh? Ma che oh? Ah, guardate, questo è il ristorante del barbecue coreano, vero? Prendi lui, prendi il dannato amico con la scimitarra. Ma non ti... vabbè, c'è così, che è meglio, esatto. Quarta vita, attenzione. Ci vuole, ci vuole. Vabbè, di nuovo l'Auka Long adesso. Probabile. E però quanto siete infidi, vieni qua. Pure. Appresso. No, becca. Vuoi farne un'altra? Vuoi farne un'altra? Ma va, 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 va. Con che fegato si presentano davanti a me? Il drago di Dojima. Qui là. Ok. Abbiamo meno di metà vita, però forse uno Staminan possiamo recuperarlo nel bar, in realtà. Qui no, qui no. Mi sa che abbiamo finito tutti i cestini. Andiamo un attimino avanti, almeno, esatto, li sproniamo a raggiungerci, se no hanno paura di essere lasciati indietro. Ok, solo tu. Non te ne andare. Ce l'ho fatta? No. Becca. Vado più veloce saltando, secondo voi? Ehi, Lauka Long, come andiamo? Long, long man. Ehi, becca. Ok, prendi. Dritto in faccia. Ginocchiata dritta in faccia. Aveva più vita adesso, però. Non sono sicuro che cambi qualcosa, in realtà, fra questi round, eh? Vedremo. Intanto, questa se la prende tutta la combo. E magari anche un'altra. Bravo. Bravissimo. Ma non di questo però. Me ne puoi fare una combo normale? Perché adesso fa sto pugnazzo strano? Sono fregato, esatto. Vabbè. Tanto quell'altro chi era? Kido? Aia. Non è molto un problema, perché con questa mossa qui non ha nessun modo per difendersi, sostanzialmente.
quindi lo freghiamo con molta tranquillità. Soldi miei. Stamina aspetterei un attimo, però non dobbiamo farlo andare off screen, altrimenti... Sì, dai, prendiamolo. Saranno comunque... No, non ci ha aggiunto punti, vero? Beh, va bene, nel dubbio. Aia! Bastardi che sono! Bastardi! Cerca di farle in palestra questi slide, eh? Invece di venire a rompere i maroni a me. Oh! Vai! Ancora, ancora! No! Lo sapevo! Quanto lo sapevo! Una volta che non faccio il lercio e non abuso della mossa, e se ne approfittano loro. Allora, sapete che c'è di nuovo? Adesso solo questo. Solo questa mossa. Soldi! Soldi! Non siamo in Yakuza 0, quindi non è così importante il denaro. Però. Può comunque comprarci... Oh! Delle cose che ci servono. Sentite. Io lo voglio terminare. Non sono qui per giocare. Cioè, sì, però. Ok. Vieni. Mi domando solo. Se perdessimo qui, ci manderebbero direttamente al primo round? Beh, questo è da capire, eh. Amico. Bravo. Forza. Manchi solo tu. Staminan. No, eh. Vabbè. Ehi là. Appena in tempo. Cioè, guardatelo. Vieni, Shindo. Guardate come se le becca. Un po' mi dispiace per lui, eh. Non è sicuramente un bel modo di andarsene. Cioè, neanche un modo troppo... Urca, c'era quasi riuscito, guardate un po'. Vieni. Wow, bello il saltino per evitare il colpo, ma non basterà, caro. Non questa volta. Visto, non ci ha toccati neanche una volta. Con Nishiki è diverso adesso, eh. Ma cerchiamo di capire se si va a un round 3 e c'è qualcosa di speciale oppure no. Come on. Per qualche motivo in inglese. Yes, vai. No, becchiamo anche loro, perché se qua ci fanno la scivolatina tattica. Bella la testata, ci sta, sempre di classe. Davvero. Non sarà il gameplay più skillato che vedrete in vita vostra, ma almeno potremmo tornare a casa per raccontare la nostra storia al girasole, vero? Sicuramente Haruka e gli altri saranno molto contenti di sentirci vincitori. Ok, dai amico, che vorrei un momento di intimità col mio fratello. Ok, Nishiki, vieni qua. Olè. Sei solo una carpa, purtroppo. Non riuscirai mai a diventare un drago. Eccolo. Round 2, clear. Sì, inizierà il terzo adesso. Penso sia l'ultimo. Sinceramente, visto che è tutto uguale, ci vediamo direttamente alla fine. Ok, eccoci qui al terzo round. Non è stato facile arrivare qui. Erano molti di più i nemici e molto, molto più agguerriti. Ma davvero. Cioè, anche se ho continuato a fargli questa mossa all'infinito, ecco, vedete, hanno comunque riservato delle belle sorpresine per me. Orca vacca, Nishiki, e che cazzo? Abbiamo capito che devi dimostrare qualcosa, però... No, sei un bastardo dentro. Abbiamo sbloccato Ichiban, però. Questo è interessante. Va bene, credo che in realtà questo sia tutto ciò che c'è da vedere, a meno che... No, si ricomincia dal primo round. Stavo pensando, a meno che... sconfiggendo Nishiki al terzo round magari si possa sbloccare un finale. Può darsi. Io in realtà però vorrei provare al volo Majima e poi Ichiban. Giusto così lottiamo i primi 2-3 nemici, vediamo il moveset e poi direi che possiamo anche terminare l'episodio qui. Allora, ok,
dei bei pugnetti, anche lui ha una specie di rush combo. Ah, c'era anche lui Grasshopper. Ok, va bene. Speravo in qualcosa di più autentico. Originale più che altro. Però dai, ci può stare, ci può stare. Se magari ci tirassero fuori un... no, è una mazzetta di soldi. Speravo in un coltellino, giusto per far felice Majima. Perché lì poi si troverebbe nel suo elemento, lo sapete meglio di me. Dai, vediamo se ce lo droppa qualcuno. Molto velocemente. Dai, coltellino, coltellino. No, stamina però. Ma ha più vita, Majima. No, forse è solo un'illusione. Eccolo, guardatelo. Ma ah, non ci fa neanche molto, non è molto amante della lama qui, eh? Va bene, allora vediamo cosa ha da dirci invece Ichiban. Sì, eccolo, Kasuga. Mamma mia, Kiryu e Majima per quanto ci sono anche un po' riusciti. Ichiban è venuto un po' così, cos'ha? I capelli non si traducono bene qui, vero? Vediamo. Ok. Ah vabbè, certo, quello è il pugno di energia. Quindi hanno tutti e tre lo stesso moveset. Sì, sì. Tale quale, tale quale. Va bene. Allora io terminerei qui l'episodio. Vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto. Da Loof Dog è tutto. E noi ci vediamo su Yakuza 0. Ciao ciao.